Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro. Meiner Meinung nach hat Berlusconi aus diesem Land ein trauriges Land gemacht. Italien ist jetzt bestimmt nicht mehr das Land der La Dolce Vita. Das ist ganz offensichtlich zu sehen. Das ist ganz klar. Ich glaube, es ist wirklich Zeit jetzt, dass wir wechseln, und wir warten alle drauf, darüber, dass Berlusconi und diese Regierung nicht mehr regiert. Man kann nicht jeden Tag im Fernsehen Berlusconi sehen, der sagt, die Magistraten, die Richter sind Kommunisten, die sind Terroristen, die junge Leute, die demonstrieren, sind Terroristen und so weiter und so fort. Also das, man hat wirklich genug damit. Also wir haben wirklich die Nase voll und auch von dieser Vulgarität, dass immer mit Berlusconi zusammen ist. Also diese Vulgarität, das wir sehen im Fernsehen, diese Vulgarität, die wir sehen auch in den Politikern, wenn sie sprechen. Also viele Berlusconi-Politiker können nicht einmal Italienisch richtig sprechen. Und auch von dieser Inkompetenz haben wir genug. We fight the world. We fight the world. We fight the children. We fight children. We fight the world, the forest and the sea. So let us do it. Und Korruption ist unser System geworden. Also Berlusconi hat den Italiener ganz klar und schlicht gesagt, Korruption ist keine Schuld. Korruption ist eine Art und Weise, Gewinner zu werden im Leben. Ja, das Betrügen, die schlechteste Qualität, die Trivialität, die auch in unserem Land auch anwesend ist. Ich glaube, es gibt in Italien viele schönere Eigenschaften, und die gehen um Kultur, um Kreativität. Das ist einfach verschwunden. Das hat keinen Sinn in der Berlusconi-Ära. Kreativität hat keinen Sinn, und Kultur auch. Was sinnvoll ist in der Berlusconi-Ära, ist schlau zu sein und sehr kompromissbereit zu sein. Und das ist, was Berlusconi uns gelernt hat. Und wir haben wirklich genug damit. Und morgen ist der große Tag. Ja. Was passiert morgen? Ich hoffe, dass die Koalition von Prodi gewinnt und dass wir neu starten. Sì, il documento sì, la sì, un parcheggio Mussolini è Little voto il voto. Just crazy people. Pause.
it's still a duty. And we do this to, so we can look if you have vote or not. And if not, you go into jail or money? What? No, in Italy too, but there is. I can decide to don't go to vote, but and if it is on the paper. On my personal paper, you can see that I haven't voted next week. What? It means nothing. Chi vince? Yeah. Boh, erano molto, molto alla pari. Quindi, boh, può vincere sia l'uno o l'altro. Uguale. Lui disse in televisione che l'Italia è un'azienda difficile da gestire, no? Quello che deve capire lui è che l'Italia non è un'azienda. Capito? È un paese fatto di persone, capito? Che hanno i loro problemi. Il clock. The ring. If you would make a... Il tricolore. All'alleanza fra i radicali e i socialisti democratici di Boselli il 2,5%, che equivarrebbero soltanto a due senatori. Ricordiamo che non è possibile fare un paragone con le precedenti elezioni politiche, perché allora i radicali si presentarono da soli. Siamo felici. You see, now we like to eat pizza. If you want a pizza also. Leggera prevalenza della Casa della Libertà, l'Unione ha più voti, scusate, ha meno voti anche qui, 13.769.595. Ma questo, anche questo è un dato ufficiale. You want a little book about what we have done in 5 years of government? Yes. We have not done for many, many years auto road, new auto road, the bridge of Messina Bridge, the great railroad, European railroad. So the government of center left, they have never done this. We have a lot of this project with the money just ready, and we hope to continue the work. This is the most important thing that we like. A Forza Italia, Alleanza Nazionale al 12,6%, UDC al 6,8%, abbiamo l'Ulivo al 31,4%, Rifondazione Comunista al 5,7%. I came from another party, so I have left after many, many years Alleanza Nazionale. Mr. Fini I know well, because this was my old party, the father of my mother. The grandfather has been the founder of Dresde Bank. He was the founder. In February, I was in Berlin for a great ceremony to the in the Dresden Bank near the Unter den Linden. Yes. My name in
in German is Heinrich. Yes. Enrico. Enrico. B-O-S, Bosi. My second name. Enrico Bosi. Bosi, no. Exactly. I dati finali dal... No, ci sono, no, guarda, mi sa... Was ist denn so schlimm? Wir sind alle traurig. E la unione invece a 151. Übrigens, der Wechsel hat stattgefunden. Noi naturalmente siamo molto contenti di salutare il successo elettorale del centro-sinistra, dell'Unione, dare alla nostra coalizione un baricentro riformista forte, dare a Prodi una forza che lo può far guidare bene la coalizione grande che abbiamo messo insieme. E quindi io sono molto contento anche del risultato dei partiti. Il principale obiettivo, chiudere periodo buio del berlusconismo, è un obiettivo raggiunto. Un grande momento che indichi con chiarezza una direzione di marcia che ormai è irrevocabile. Quindi gli obiettivi che ci dobbiamo porre, e sui termini, sono essenzialmente due. Cercare di creare strumenti per elevare la qualità della politica, però cercare di fare in modo che intanto i cittadini comincino, abbiano gli strumenti per valutare la qualità della politica, perché sono disorientati, gli mancano dati certi con cui confrontare il singolo partito, la singola forza, la singola proposta politica. Ce lo dirà se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà. In televisione facendo promesse inesistenti. Dobbiamo tenere presente sempre questo nella nostra gioia per la vittoria. Però ci sono degli spazi che ci devono far riprendere il discorso di una scuola pubblica e plurale che dia pari opportunità a tutti. Buongiorno Firenze! Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare.